Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi finalmente vi mostro come ho strutturato il mio bullet journal. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere che nella tasca in fondo ho inserito gli stickers di Tiger, quelli dei vari kit del bullet journal sempre di Tiger. Questo set che mi ha regalato una ragazza e poi ho inserito tutti gli stencil del kit appunto che vi avevo fatto vedere quando ho acquistato le penne. Per chi non avesse visto il video, nell'info box vi rilascio il link appunto di Amazon delle penne con questi stencil, così se volete acquistarli potete acquistarli. Allora, la prima cosa che ho fatto al bullet è numerare le pagine, perché queste appunto erano pagine in bianco. Non le ho numerate tutte, sono arrivata alla 101, perché poi andrò avanti man mano, comunque ne mancano poche. E come l'ho strutturato? Allora, innanzitutto ho lasciato tre pagine dell'indice e ho creato appunto, vedete, sono tre pagine, l'indice, dove qui andrò a scrivere man mano le varie cose e gli metterò il numerino della pagina per trovarle più in fretta in futuro. Io il bullet l'ho creato seguendo appunto il libro di cui vi avevo parlato in un video e nell'info box vi rilascio il link per acquistare questo libro che si chiama L'Agenda Punti, così chi vuole provare a fare il bullet può leggere il libro come ho fatto io, perché è veramente molto esaustivo e dà veramente degli esempi molto belli. Quindi sono partita con l'indice e ho lasciato appunto tre pagine perché consigliava di lasciare delle pagine. Poi ho fatto la leggenda dove ho messo dei simboli e a ogni simbolo ho attribuito il significato. Per esempio il puntino è da fare, la X è fatto, il trattino è una nota, un pensiero, perché l'agenda appunti è vista anche come un diario personale, quindi è un planner per pianificare, fare le liste, ma anche un diario personale. Infatti cercherò di non farvi vedere delle cose troppo personali. Dopo la leggenda dei simboli ho fatto la leggenda dei colori, quindi per ogni colore ho attribuito un significato, per esempio il rosa per le cose di casa famiglia, il blu la salute, il verde il lavoro, eccetera eccetera. Dopodiché nelle tre pagine successive ho fatto il calendario. Ovviamente non ho fatto il calendario annuale perché io ho iniziato a giugno a fare il bullet journal, quindi io l'ho diviso, ho fatto tre mesi per pagina e sono partita da aprile, anche se poi ho iniziato quella settimanale da giugno. Quindi ho fatto tutto il calendario e sotto ogni, io l'ho diviso diciamo in colonne e sotto ogni mese ho scritto un po' le date particolari, le feste, i compleanni, le ferie, le cose che avevo già programmato, e questo per le tre pagine. Dopodiché inizia il mese di giugno. Il mese di giugno dove ho fatto la tabella del mensile, ho lasciato la parte qui libera per andare a segnare i vari compleanni del mese, mentre qui sotto ho fatto le attività, ho segnato delle attività principali dove man mano le faccio durante la giornata vado a colorare il quadratino, e poi qua ho scritto un po' tutto quello del mese. Poi inizia la vista settimanale. Allora, queste prime due pagine sono 9 giorni, perché appunto iniziava di sabato il primo del mese e quindi ho fatto sabato, domenica e poi ho fatto tutta la settimana. Però normalmente sono 7 giorni, quindi 3 più 4. Per dividere i giorni ho utilizzato il ruler shooters, il righello appunto che mi ha mandato Floran da provare,
e nell'info box appunto vi rilascio il link Amazon se volete acquistarlo. Quindi come ho strutturato le mie settimane? Ho scritto vabbè i giorni, poi ogni tanto attacco degli adesivi, quindi magari quando faccio la spesa, il compleanno di qualcuno, delle cose importanti. Ho sempre cercato con gli stencil di disegnare per esempio il sole, qui era nuvoloso. Poi ho segnato vabbè le cose da fare e poi delle varie note con i miei pensieri. E devo dire che mi sta piacendo davvero tanto. Poi finito il mese, finito appunto sì, tutto il mese di giugno in settimane, ho fatto questa tabella, la tabella del corpo e la mente, dove qui ho segnato tutto il mese e ho suddiviso in tre sezioni. La prima parte che riguarda un po' il benessere fisico del corpo, qui magari le cose particolari tipo le ore di sonno, quanti caffè ho bevuto, gli alcolici, se ho cenato fuori, se ho preso delle medicine, non le solite normali. E poi la terza parte, diciamo un po' il mio stato mentale, quindi se quel giorno ero felice, arrabbiata, irritata, nervosa. E per esempio le giornate in cui ho avuto mal di testa, ho notato che erano giornate dove ho mangiato fuori e la maggior parte delle volte ho mangiato cose fritte, quindi ho associato questo mio malessere fisico all'aver mangiato qualcosa di fritto. Poi magari non c'entra niente, però potrebbe anche essere quello. E quindi è un modo anche per studiare un attimino anche il proprio corpo e la propria mente. Poi qui ho fatto una tabella del denaro dove ho messo le spese fisse, questo è tutto l'anno. Allora diciamo che essendo il mio primo bullet journal sono partita un po' così, però avrei dovuto magari mettere le tabelle generali tutte all'inizio e poi iniziare con i vari mesi, però non c'è problema perché appunto se devo andare a cercare qualcosa basta che vado nel mio indice, la tabella del denaro, vedo che è a pagina 19 e vado a cercarla. Quindi ho fatto una prima parte delle spese fisse, dove per esempio ho messo il mutuo della casa, l'RC auto, la fibra della Telecom, l'abbonamento a Planners Anonymous, il giorno in cui scade e l'importo che ho da pagare, e poi man mano pago metto la X. Sotto invece ho fatto tre tabelline dove ho l'addebito della carta di credito, quindi quello che ho speso dalla carta di credito, la luce e il gas. Dopodiché torniamo, purtroppo ancora, vabbè, l'ho strutturato un po' male, però vi ricordo è il primo anno, la prima prova che faccio, quindi ci sta. Dopodiché ho fatto la tabella dei pasti. Allora, la tabella dei pasti, quindi colazione, pranzo, cena, spuntini, qua ho segnato tutti i giorni del mese e ho preparato appunto la tabella per tutto il mese, dove sono andata a segnare quello che ho mangiato ogni giorno. Dopodiché ho iniziato delle paginette con delle liste, per esempio quello che non devo fare, vi faccio vedere un esempio, per esempio non deprimermi, non perdere la pazienza, eccetera, eccetera. Le cose che mi fanno felice, per esempio le giornate di sole, raccogliere i frutti del mio orto e scrivere altre cose su di me. Poi ho fatto delle idee creative, quindi quello che mi viene in mente di fare appunto per la mia creatività, ad esempio disegnare la mia linea di stickers, fare le agende in similpelle cucite, insomma poi le idee che spero di riuscire a realizzare. E poi ho fatto una lista delle cose belle di me, per esempio io mi vedo solare, disponibile a aiutare gli altri, eccetera eccetera, non voglio soffermarmi troppo. Anche perché ogni tanto serve appunto, quando magari sei un po' triste, che andare a vedere quali sono le cose belle di te ti può aiutare un attimino anche a essere un po' più serena. Poi ho preparato il registro delle pulizie, diviso con le pulizie da fare ogni settimana, ogni mese e ogni 3-6 mesi. Diciamo questo è l'elenco di quello che andrebbe fatto secondo me. E poi le faccende domestiche del 2019, quindi ho segnato un po' tutto quello che c'è scritto qua, l'ho riportato in una tabella e dove ogni mese ho diviso in mesi, ogni mese ho a disposizione due quadratini, quindi dovrei fare un puntino praticamente per ogni settimana del mese.
quindi quando ho lavato e cambiato le lenzuola, l'aspirapolvere, i pavimenti, quando ho girato il materasso, eccetera, eccetera. E per il momento il mio bullet journal si ferma qua, anche perché qua adesso dovrei ricominciare con il mese di luglio, quindi dovrò rifare la mensile di luglio, tutte le settimane di luglio, la tabella appunto del corpo e della mente, la tabella dei pasti. E diciamo che questo dovrebbe essere un po' come l'ho strutturato. Poi ovviamente faccende domestiche rimane qua tutto l'anno, le liste sono qua, però posso aggiungerle anche in altre pagine, perché appunto essendoci un indice, io per esempio adesso ho fatto queste liste, se mi viene in mente un'altra lista che qua non ci sta, posso mettere qui il nuovo numero, la nuova lista che faccio e appunto mettere il numero della pagina in cui si trova. E niente, magari se riesco potrei fare. Ecco, io non sono stata tanto a fare ghirigori o disegni, quindi il mio è molto molto semplice, molto schematico, proprio in stile bullet journal. Però, per esempio, si potrebbe fare che a ogni inizio mese qua ci faccio dei disegni. Questo adesso magari vedrò. Io per il momento ho voluto fare proprio così semplice semplice per appunto entrare nell'ottica di quello che è il vero bullet journal. E niente, magari se riesco il mese di luglio lo prepariamo insieme, quindi faccio un video in cui preparo il mese di luglio. E se vi può piacere come tipologia di video, magari ne farò anche altri. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito. Vi ricordo che nell'info box vi lascio i link di tutto quello che vi ho detto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se anche voi avete iniziato a fare il bullet journal o se lo state già facendo da tempo. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!